eccoci qui. Allora, torno con questo nuovo video per parlare appunto un po' di aggiornamenti sul mercato. Lo sapete, quando c'è qualche notizia fresca o meno fresca, io insomma va aggiorno sempre, ragazzi. L'avete sicuramente già letto, ragazzi, perché è una notizia insomma di ieri sera, è praticamente già data per fatta, ragazzi. Il ritorno ad Empoli di The Wall, Lorenzo Tonelli, ragazzi, torna ad Empoli dopo 5 stagioni. Ragazzi, si tratta di un acquisto a titolo definitivo dalla Sampdoria, ragazzi, per circa 2 milioni di euro, ragazzi, quindi un cavallo di ritorno. Ragazzi, ritorna ad Empoli appunto Tonelli, questo ragazzi appunto è un cavallo di ritorno, però di quelli buoni che veramente, ragazzi, ci potrà fare tanto tanto comodo, secondo me, perché insomma, ragazzi, noi Tonelli si conosce bene, ragazzi, insomma, si sa quello che ha dato per questa maglia, insomma, nelle stagioni appunto con Sarri, con Giampaolo, un insomma giocatore fisico possente che insomma dietro, ragazzi, può comandare tutti, ragazzi, bravo anche insomma negli inserimenti lì davanti, ha fatto diversi gol insomma di testa Tonelli, quindi, ragazzi, giocatore che ci potrà fare veramente tanto comodo, partirà come, io penso, come prima scelta. Ragazzi, gli unici dubbi sono appunto sulla tenuta fisica, perché insomma con la Sampdoria negli ultimi 2 anni ha avuto qualche acciacco di troppo, quindi speriamo insomma appunto che il fisico regga. Però, ragazzi, insomma, se Tonelli torna ad essere quello appunto di quando insomma ci ha lasciato, ragazzi, insomma è tanta roba. E quindi, ragazzi, niente, bene così, insomma, con Accardi, che, ragazzi, a questo giro bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Insomma, Accardi, ragazzi, ha fatto un signor mercato. Io penso che insomma sia riuscito a portare a casa tutti gli obiettivi che stava seguendo, quindi insomma io sono stato uno dei primi che ha criticato Accardi. A questo giro insomma bisogna sinceramente dargli dei meriti. E ragazzi, a questo punto insomma il mercato in entrata io a questo punto lo do già per chiuso, però ragazzi sia mai, anche perché insomma ragazzi appunto le cessioni, secondo me 2 o 3 nomi insomma in partenza ci sono, ragazzi. Poi è uscita una voce oggi pomeriggio appunto su Crociata, ragazzi, che sembrerebbe praticamente in via appunto di partenza. Su di lui appunto c'è l'interesse della SPAL, non è partita appunto per Torino. Qui, ragazzi, appunto Crociata evidentemente chissà che sia già stato venduto, ragazzi, giocatore che a me personalmente non ha fatto impazzire. La scorsa stagione appunto ha giocato anche poco, si è fatto questa scelta qui, ragazzi, e chissà che la società non abbia già pronto, ragazzi, un vice Bairami, perché a questo punto, ragazzi, un vice insomma come trequartista serve. Mancano 2 o 3 giorni alla fine del mercato, quindi insomma qualcuno arriverà in quel ruolo lì. Poi io, ragazzi, penso che altri ruoli a questo punto siamo già a posto. E qui, ragazzi, appunto altre 2 o 3 cessioni sicuramente ci saranno. Poi per il resto, ragazzi, penso non faremo nessun movimento, anche perché insomma, ragazzi, se personalmente abbiamo fatto una gran bella campagna acquisti. Voi, ragazzi, fatemi sapere sotto cosa appunto ne pensate, anche sul appunto sul colpo Tonelli, che secondo me, ragazzi, è un gran bel colpo, gran bel arrivo. Quello sì, ragazzi, mi raccomando, condividete, like al video, iscrivetevi al canale e noi, ragazzi, ci vediamo al più presto nel post gara con la Juventus. Avete visto che ho pubblicato anche il prepartita, quindi buon fine settimana a tutti, alla prossima, un saluto, ciao.